Bene, preparati ad assaporare il potere del mio Volstandig! Bischiel, la giustizia divina! Ma... Yukuzo. Soul Society o mamoro. Wow! ただの千本桜。挽回を奪われたことで、私は千本桜の真髄を今一度見極めることができた。挽回、発火の咎め。今の私には命がないと言って。È cresciuta Rukia. Lagga un pochino perché sta caricando 3000 regali e robe. Vabbè, continua l'arco di Bleach Thousand Year Blood War. Ho 54 regali da riscattare. Vabbè, dammi tutto. Non mi interessa più seguire gli eventi perché ho seguito tutto quello di Kilg e tanto mi bastava, veramente. Vediamo se in questa missione ci fanno usare la nostra squadra. Sì, pare di sì. Ah, ok. Ma in realtà no. Perché... Allora cambierò poi la roba. Ok, queste cose me le devi consigliare in privato. Oh, uso Kilg, ecco qua. Allora, per sua maestà. No, ho finito l'attacco, non posso fare più. Devo cambiare. Sclaverai. Troppo forte, vinco subito. Il potere del mio Volstandig. Bischiel, la giustizia divina. Sono senza voce, ragazzi. Per sua maestà. Beh, boss scarsissimo, però ok. Vabbè, anch'io avrei vinto. Dammi una sfida più impegnativa. Francesco, poi queste cose me le devo guardare. Hueco Mundo. Una quest più giovane, cioè no, più recente.
Oh, questa è abbastanza recente. Facciamo il culo. Come fa fa? Vai. Ma non mi dire che devo combattere con quei personaggi che dicono loro. No, cioè i miei. Ok. Ai Queens devo fare il culo, ma è proprio strano. Questo è l'arco che uscirà il Core 3. Usiamo subito King. Non vorrai vedertela cambiare. Sclaverai! Bello, ve lo doppio in tempo reale in italiano. Quincy Fallstandig! Ma visto subito proprio. Patetica! Oh, abbiamo un boss. Uno dei... del Van der Reich. Ma abbiamo già vinto. No. Siamo troppo forti. Ehi, ha vinto! Non avevi speranza contro di me, potrebbe dire. Yo, grazie. Anzi, faccio vedere un po'. Sì, grazie. Sì, ok. Va bene! Fammi cliccare su sto personaggio. Oh, me la faccio da qua. Allora, raga. Non c'è un... No, c'era il modo di vedere la scheda del personaggio. Mi ricordo. No. Facciamo un summon. Ci abbiamo un'evocazione gratuita. Vai. Ah, il personaggio doppiato da Merluzzo, Giugram. Ma mica male. Portante del Van der Reich, 5 stelle. Beh, dai. Top, è andata bene. Proviamo questi di Thousand Year Blood War. Un'evocazione 25, rischiamola. Grande. Qui che cos'è? Ma che cazzo? Ah, grande. Vabbè. E quindi insomma ci siamo portati a casa Giugram. Mica male. Volevo dare un'occhiata meglio ai personaggi. Ah, lo posso ruotare. Lo posso ruotare. Guardate che bello il modello 3D, lo adoro. Ricordo quando uscirono i leak del personaggio che sarebbe stato nel gioco. Dicevo, no, non ci posso credere, è bellissimo. E temevo fosse fake, ma si vedeva che era vero. E oggi in realtà, e l'ho pure trovato, quindi mi sento molto fortunello. E anche perché ho fatto tutta la sua quest, tutta la sua storia. E finalmente l'ho beccato. Insomma,
Alla fine il gameplay è quello, non ci sono grossi stravolgimenti. Questo è Bleach Brave Souls, segue la storia di tutti gli archi narrativi di Bleach. È carina questa cosa, sotto forma ovviamente di giochino gacha, però c'è tutta la trama. E niente, sono contento perché è il primo gioco che contiene tutti i personaggi di Bleach, compreso Kilgeopi! Quindi, questo è tutto. Allora, aspettate un attimo. Intanto qui esco. E poi mi caricherò questo gameplay sul canale Andrea Settmarino.